guerra ad oltranza tra la procura di Bergamo e gli avvocati di Bossetti sui reperti. E del 28 gennaio 2022 l'ultima decisione del Tribunale di Bergamo di dichiarare inammissibile la richiesta dei legali di Bossetti di conoscere lo stato ed il luogo di conservazione dei reperti e dei campioni di DNA. Contro tale decisione Salvagni e Camporini hanno presentato ulteriore ennesimo ricorso. Tutto questo quando ancora è in corso presso la Corte di Cassazione l'esame di altre richieste che verranno o dovrebbero essere esaminate il 7 aprile 2022. Non è ammessa la richiesta di fare la ricognizione dei campioni rimasti di DNA e delle fotocopie originali del RIS in quanto tutte le analisi del caso sono state compiute ai tempi dell'indagine e in presenza delle parti. Contro la denuncia per frode processuale presentata a Venezia dai legali di Bossetti nei confronti della procura di Bergamo, il procuratore Orobico ha controdenunciato i legali per calunnia. Il commento di Salvagni: per noi è fondamentale conoscere lo stato di quei reperti. Se non vogliono dircelo, evidentemente hanno qualcosa da nascondere. Gli avvocati hanno già annunciato ricorso.